Parliamo con il mister Domenico Toscano della Feralpi, una vittoria, quella della Feralpi, ottenuta con grande concretezza in attacco. Sì, concretezza, sofferenza, perché sapevamo che anche la Giana è una squadra molto insidiosa, soprattutto un reparto avanzato, da giocatori importanti che ti possono far sempre male. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, abbiamo colpito quando c'era da colpire con grande maturità, abbiamo legittimato il risultato alla fine e ci portiamo a casa una vittoria, secondo me, in un campo difficile ed importante. Una vittoria ottenuta da grande squadra, di solito si dice così, insomma, chi si difende bene e attacca meglio di solito sta davanti in campionato. Sì, devi sapere interpretare ogni partita. Questa è una partita che sapevi che potevi soffrire per come giocavano loro e per le qualità che ci hanno loro soprattutto davanti. Abbiamo sofferto forse il primo tempo, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, poi alla fine abbiamo preso gol solo su calcio piazzato e su rigore. Invece noi siamo ripartiti bene, abbiamo congelato la partita quando la dovevamo congelare, da squadra matura. Spero che sia una caratteristica che ci porteremo dietro fino alla fine del campionato. Dove può arrivare la Feralpi? Ma non, pensiamo settimana dopo settimana, anche perché abbiamo un'altra trasferta sabato molto difficile.